nota dovuta. Video originale del 1990. Sto solo rileggendo ora 27 annetti dopo in questo riversamento per YouTube, tal quali si intende, i testi. Avevo al tempo messo a sottofondo musiche protette dai famigerati copyright, tanto indigesti a YouTube. Vado da Brescia San Zeno, poi Piadena, Parma, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Castelvetro, Cremona, Olmeneta, San Zeno e ritorno a Brescia. È il blitz di sabato 7 aprile 1990. Piove, governo ladro, ma la pioggia per me e gli amici di sempre che oggi mi accompagnano è ininfluente. Sono sul locale 5183 delle 8.04 da Brescia per Parma, in cabina della ALN 668 1574 con relativo rimorchio LN 882. Affrontiamo il ponte sul fiume Oglio fra Canneto e Piadena. In stazione di Piadena sfila il locale 4917 Cremona Mantova. Una cartina della zona. Piadena 52 km dopo Brescia, punto d'incontro delle linee Brescia-Parma e Cremona-Mantova. Da Brescia a Parma sono 92 km e ben 18 stazioni. Questa splendida 1574 è la penultima della serie da 1501-1575. 75 unità appunto con 23 rimorchiate pilota LN 882 da 1501-1523. Fiat fornile automotrici da 1501-1550 e Breda le ultime 25 unità da 551 a 575. Tutte le automotrici hanno sì motori aspirati Fiat, ma cambio epicicloidale Wilson a 4 marce della Breda per tutte. Bandiera rossa per uno straordinario che si seguiva a ruota, sempre a LN 668 Breda. Il diretto 2332 Mantova Cremona Codogno Milano, il più classico dei treni navetta, spinto da una E646. Sosta lunga la nostra, ma finalmente da Parma arriva anche il nostro incrocio. È la D343-2063, locale 10662 Parma-Brescia. Avrebbe dovuto passare da Piadena poco più di una mezz'oretta fa. Ora via al massimo, le 1005 arrivano solo a 110. Verso il ponte sul Po di Casalmaggiore. Sulla linea ancora i segnali ad ala. Il grande fiume, il Po. Passo ora direttamente in stazione a Parma.
transita D145 moderna loco, entrata in servizio nel 1982, 840 kW, azionamento ad inverter, massa 70 tonnellate. Eccola la nostra automotrice per Brescello, la ADN602 Fiat anno 1963, due motori sovralimentati da 110 kW ciascuno. Sarà il treno AT62 feriale delle 10:32 Parma su Zara. Due chilometri e mezzo dopo Parma transitiamo da Bibbio Cristo, dove la linea biforca. Beh, a sinistra un binario che è un raccordo industriale. Al centro la linea Brescia-Parma, a destra la linea della Società Veneta. Li chiamo ancora così i 43 chilometri per Suzzara. Solito mio ingenuo schizzo. Erano tempi in cui a turno i miei pargoli mi seguivano. Il sereno fanciullo che fa capolineo, per dire ora, è un pesce cane direttore di banca, Pantarei. Visto la Madonnina del Borghetto, un po' buona, con dei figli vuole. Il passaggio a livello immortalato nel film Don Camillo, Monsignore ma non troppo. Don Camillo, affacciato al finestrino del treno, scorge Peppone che è sceso dalla sua auto, ferma al PL. Entrambi non dovevano tornare a Brescello. 3 chilometri dopo, eccolo Brescello. Al penultimo episodio della serie. C'era una volta un paesino chiamato Brescello.
Vi raccontiamo ancora questa favola, sempre uguale, sempre diversa, perché sempre diversi, ma sempre uguali, sono il parroco Don Camillo e il sindaco Peppone, i fieri capi delle due opposte fazioni. Così Guareschi. Ebbene, nel 1990 io non potevo immaginarlo o sognarlo, ma ecco notizia del 2016. Il Consiglio dei Ministri ha sciolto l'amministrazione comunale di Brescello per mafia. Sic transit gloria mundi. La FPS Ferrovia Parma-Suzzara ex Veneta dal 1986 è in gestione commissariale governativa. La prima cosa che sempre facciamo arrivando in questo che per noi è un luogo del pensiero, ma a quattro chiacchiere a Marcord con la cara signora capostazione. Chi l'ha conosciuta non la dimentica. Chi colleziona i mitici biglietti in cartoncino Edmondson, poi scomparsi improvvisamente nel 1995. Non passa inosservato il fiammante quadro ad itinerari. Mai vidi la signora senza almeno una sigaretta accesa. Brixellum per i romani, ma il borgo era già stato fondato 5 secoli prima dai Galli Cenomani. La celebre parrocchiale della prima metà del 1800, progetto Luigi Groppi, col protiro fatto costruire da Angelo Rizzoli appositamente per i film. La chiesa è dedicata a Santa Maria Annascente, 3 navate, 6 altari laterali. È al centro del mondo piccolo degli scritti di Giovannino Guareschi, che tanto ben raccontò la provincia padana, i luoghi, gli ambienti, le tradizioni e i valori della gente. Attira l'attenzione di tutti il crocefisso in legno, opera dello scultore Bruno Avesani, realizzata proprio per le riprese del film con l'aiuto di un falegname locale, Emilio Bianchini. Per facilitare Fernandel nel portarlo, la croce fu realizzata in legno di balsa e svuotata internamente. Pesa così solo 13 kg. Chiesa e municipio sono in un'ampia piazza, Piazza Matteotti. Fu quasi un palcoscenico ideale per i film. I comizi, le sfilate, Don Camillo che controllava dall'alto del campanile. E la campana che poi è in cartapesta, in un film acquistato da Peppone per far finire il monopolio campanario clericale. Campana a cui qualcuno poi rubò il battacchio e fu una fortuna perché la campana cadde in testa proprio a Peppone. E se il battacchio ci fosse stato? Ora un boccone ma di volata e poi via di corsa per prendere alle 12.41 il treno feriale 64 per Suzzara con la DN613, una Fiat del 79. Do sempre il peggio di me a tavola, lo so, e proprio non mi riconosco in questo ancora asciutto ometto coi capelli per giunta tutti neri, che si autocelebra ironicamente con le dita a V. Lasciatemelo dire, avevo appena compiuto i 40 anni. E da Brescello le riprese passano direttamente a Boretto, dove faremo incrocio col treno AT65 da Suzzara.
Nello scalo marciscono relitti di tre automotrici MAN della gloriosa società veneta, anni 30. Nella prossima puntata, l'automotrice ALN773-3569, il locomotore diesel D404-FPS, le belle diesel D424-0807, con riprese anche in cabina, un complesso in manovra di quattro automotrici diesel meccaniche Fiat Reggiane serie 2004, la sgargiante ALN2458, tre accantonati Schenenbus, una corrosa MAN, e questo solo nella seconda puntata. Poi verrà la terza coi rotabili FS dell'epoca. Serie ADN 500 queste MAN, costruite dal 1936 al 38, potenza 165 kW, massa 30 tonnellate, velocità 85 all'ora.